qual è la ricetta per un buon salone? È questa, è avere preparato questo gruppo di aziende che sono 2000 espositori che vengono a Milano, sia italiani che esteri, vengono a Milano per presentare il lavoro di un anno, un lavoro creativo, un lavoro fatto con i migliori design, un lavoro molto di qualità, e chiunque si interessa di design è costretto a venire a Milano a vivere l'emozione di passare queste stand e vedere questa creatività dentro il Salone del Mobile. Non esiste un'altra manifestazione al mondo che racchiuda questo importante numero di aziende e questo spirito di innovazione e di creatività che si trova a Milano. Milano è un mostro internazionale, quindi non solo di aziende italiane, anche aziende estere, ma anche le aziende estere quando vengono a Milano si comportano come quelle italiane, danno con molta generosità innovazione e la fanno vedere nei loro spazi, nei loro stand, con dei progetti sempre più belli. Parliamo del manifesto del Salone. Beh, il manifesto abbiamo voluto scrivere quelle che sono le parole d'ordine che secondo me sono le cose che fanno diventare Milano il posto più attrattivo, la manifestazione più importante e fanno la differenza con tutte le design week che oggi ci sono in tutto il mondo, in tutte le capitali del mondo. E quindi sono quelle cose a cui bisogna stare attenti, bisogna implementarle e non perderle, per non perdere la nostra posizione fortunata di essere oggi leader e centro di interesse di tutto il mondo. E ne riceviamo delegazioni da tutto il mondo, tutti quelli che vogliono vedere e capire la prossima visione del prossimo anno devono essere a Milano. Le parole sono facili, ma racchiudono una grande forza, emozione, vuol dire che oggi con gli strumenti si possono vedere le fotografie di tutti i prodotti in un momento in tutto il mondo, però essere qui, vivere insieme agli designer, vivere assieme agli imprenditori, assieme ai giornalisti, all'insieme di questa presentazione, sapendo la storia, come sono nati e come sono stati creati, qual è l'innovazione che hanno all'interno, dà un'emozione e fa vivere in un'altra maniera. È chiaro che la grossa fortuna che abbiamo è che abbiamo tante imprese in Italia che fanno creatività, tante imprese che hanno la fortuna di avere una filiera come non esiste in nessun'altra parte al mondo. Questo permette a persone come me di inseguire la creatività, quindi avere dei creativi e usarli nel modo migliore, perché inseguiamo quelle che sono le loro creatività mettendo a disposizione tutta la tecnologia e tutte le possibilità che la nostra azienda, la nostra filiera gli può dare, con anche questa mentalità che ci porta a saper scegliere e a saper prendere rischi che non tante altre aziende in giro per il mondo sanno fare. Ultima domanda, c'è stato un record di occupazione del suolo pubblico a Milano in occasione proprio di questo salone, giusto? Parlando e guardando, credo che Milano non sia mai stata così bella e così piena. Ci sono tantissime manifestazioni a Milano, in tutti i quartieri, c'è molto suolo pubblico occupato. I numeri del salone del primo giorno sono fantastici, credo che sia una bellissima settimana, abbiamo anche il sole, siamo molto ottimisti e lavoreremo, stiamo già partendo per lavorare per il prossimo anno.